ami il vino? Ascolta i suoi protagonisti su winesoundtrack.com. Bentrovati a tutti gli ascoltatori di Wine Soundtrack. Oggi sono insieme a Michele Bernetti, che è il presidente dell'azienda vinicola Umani Ronchi. Benvenuto Michele. Buongiorno, benvenuta e benvenuti a tutti. Michele, allora le chiedo se ci vuole descrivere la storia della vostra azienda e ci racconta dove siete ubicati. Sì, allora la nostra cantina Umani Ronchi nasce proprio dall'idea del fondatore Gino Umani Ronchi, aveva questo cognome, che a Cupramontana negli anni 50 fonda appunto la cantina. Dopo pochi anni mio nonno, che era un appassionato di agricoltura, di vino eccetera, entra in società con il signor Umani Ronchi, il quale si trasferisce a Roma, quindi la mia famiglia rileva l'azienda interamente e decide di mantenere il nome originario, anche perché era già distribuito, era già conosciuto, per cui trasferiamo la cantina ad Osimo, dove siamo ora in questo momento, da dove stiamo parlando, e da qui poi diciamo nasce effettivamente il vero sviluppo dell'azienda. E quanti ettari di terreno avete oggi? E abbiamo, negli anni siamo cresciuti molto, sono circa 200 ettari suddivisi tra il verdicchio, che è la parte più consistente, sono circa 100 ettari, poi il rosso conero, e quindi la zona del conero, e la zona anche in Abruzzo, dove dal 2000 abbiamo un'azienda di 35 ettari. E quante bottiglie producete in totale all'anno? Produciamo circa 3 milioni di bottiglie annue. E ci ha parlato un po' delle tipologie, adesso le chiedo se ci vuole raccontare un po' delle etichette, quante sono e appunto le tipologie di vino che producete, più nello specifico. Ecco, le tipologie sono diverse, perché poi a queste denominazioni, queste tre zone, no, dove siamo, si affiancano anche altri prodotti, che come delle collaborazioni che abbiamo con altri produttori. Diciamo che comunque abbiamo più di 20 etichette, perché per esempio nel caso del verdicchio noi partiamo dal Villa Bianchi, che è il verdicchio diciamo più giovane, poi c'è una selezione, il Casal di Serra, e poi ci sono due selezioni top, come chiamiamo, due cru, due single vineyard, che sono il Vecchi Vini e il Plenio. Quindi in questo caso sono quattro vini che girano attorno a una denominazione, così per il Conero, così per il Montepulciano, per la zona dell'Abruzzo, perché anche lì c'è il Pecorino, che è declinato in due versioni, una più giovane e una più importante come la linea 100 vie, e lo stesso quindi vale su alcuni prodotti che attornano a questo pacchetto diciamo di vini centrali, quindi sono diverse etichette. Per quanto riguarda invece le vendite Italia ed estero, le chiedo le percentuali più o meno e in quali paesi vi trovate. Allora, noi vendiamo circa il 70% all'estero e vendiamo su una sessantina di paesi, che vanno da naturalmente tutti i paesi europei, Nord America, parte del Sud America, diversi paesi dell'Asia, tra l'altro con mercati importanti come in Giappone, l'Australia, quindi insomma una distribuzione abbastanza diffusa, e il 30% in Italia, soprattutto nel mercato dell'Horeca. E quanto costa la bottiglia più cara della vostra cantina, qui in cantina? Allora, al nostro diciamo punto vendita, qui in cantina, siamo poco sopra i 40 euro con il Campo San Giorgio, che è la nostra riserva più importante di Conero. Allora Michele, adesso cambiamo un po' genere di domande. Le chiedo, qual è il suo primo ricordo legato al vino? E beh, sicuramente quando ero piccolo, perché a quell'età già 6-7 anni, e il vino me lo ricordo, il rosso mescolato all'acqua, una goccia di rosso però già nel bicchiere che avevo da, diciamo, assieme a Cotoletta. E ecco, quindi diciamo c'è un ricordo che va abbastanza indietro nel tempo, via. Quindi fin da molto piccolo. E a proposito di questo argomento, le chiedo, parlando di educazione al consumo ovviamente moderato di vino, a suo avviso a quale età è giusto che un genitore faccia avvicinare un ragazzo a questo mondo, anche alla cultura del vino e poi all'assaggio effettivo? Allora, io penso che non si debba arrivare troppo tardi, perché poi proprio culturalmente
iniziando un pochino prima, diciamo dei 18 anni, credo che si possa gestire, no, meglio e conoscere meglio, appunto, capire quelli che sono i rischi del consumo eccessivo e quelle che sono le problematiche dell'alcol, che adesso non è qui l'occasione, insomma, il luogo di ripetere, però quindi partire un pochino prima dell'età, della maggiore età, secondo me serve per con piccole dosi, piccolissime. Sappiamo che sotto, credo, i 14 anni, tra l'altro, c'è proprio un fatto fisiologico di difficoltà nel consumo dell'alcol, però piano piano un piccolissimo avvicinamento dopo quest'età secondo me va fatto, per far capire appunto il lato, se vogliamo, edonistico, ma anche di soddisfazione gustativa che può ritrovare nel vino, conoscendone però le problematiche anche nell'eccesso del consumo. Adesso, Michele, le chiedo, chi è una figura che l'ha ispirata nel suo lavoro e che può essere considerata anche un punto di riferimento per lei oggi? È una domanda difficile da rispondere, perché potrebbero essere più figure, no? Perché essendo un'azienda di famiglia, chiaramente in famiglia ho avuto degli esempi da mio padre, mio nonno, no? Un po' tutti sono degli esempi stati assolutamente virtuosi da seguire e che hanno anche ispirato, no, all'azione da vari punti di vista. E poi forse anche qualche altra persona al di fuori del nostro mondo, dall'enologo prima Takis, poi Caviola, sono stati due grandi enologi che quali ci siamo affiancati, che hanno comunque ispirato anche, come posso dire, anche un po' l'impostazione proprio produttiva, no? In maniera non tanto la scelta quanto piuttosto del come fare vino. E qual è il miglior consiglio che lei ha mai ricevuto? Beh, il miglior consiglio forse è quello di un importatore con il quale abbiamo collaborato per tanti anni, è nata anche un'amicizia in Inghilterra, signor Nardone, il quale diceva sempre comunque il compromesso di non compromettere con la qualità, diciamo, del prodotto. È detto da lui, che aveva una delle aziende leader di distribuzione dove faceva anche vini di grande volume, eccetera. Era una posizione forte, perché avevano vini anche presenti nelle catene di supermercati più importanti, ed era un messaggio che aveva un significato. Adesso parliamo un po' di gusti personali. Lei preferisce bere vino bianco, rosso o rosé? Domanda difficile questa. Io sono appassionato di vino, di degustazione, quindi è difficile dirla. Poi vado un po' a periodi, quindi magari c'è il periodo che bevo più bianco, come adesso, oppure il periodo che bevo più rosso, come magari l'anno scorso. Quindi poi si è dimenticata le bollicine, gli spumanti, quindi ci mettiamo anche quelli e non riesco a dare una preferenza. Allora parliamo un po' in abbinamento con il cibo. Le chiedo, qual è un piatto che lei preferisce e a quale bottiglia lo abbina? Allora, i piatti, sicuramente i piatti di pesce sono quelli che preferisco maggiormente in generale, e lo abbino di solito più a un vino bianco, però anch'io non disdegno qualche abbinamento di rosso, magari non immediatamente, oppure dopo il pasto, ecco. Però forse piatti pesce, forse con vino bianco. E che cosa si perde un astemio che invece non assaggia proprio il vino? Beh, si perde tante cose, perché si perde un mondo che poi può essere naturalmente lasciato in superficie, no? Come un consumo così, soltanto per un fatto gustativo, veloce, come per la maggior parte delle persone, oppure andare molto più in profondità e proprio nella conoscenza del vino, del prodotto, per cui credo che lascia diverse si perde parecchie cose. Poi beve l'acqua, insomma, quindi sicuramente dal neutro a passare invece a mondo a colori. Michele, un pregio e un difetto di questo lavoro? Allora, il pregio sicuramente è che è un lavoro che appassiona e che ha un prodotto molto vivo, e quindi questo permette tante cose, molto variegato, sfaccettato. L'altra, che lascia poco spazio ad altre cose, è molto coinvolgente, ecco, da tutti i punti di vista.
C'è un personaggio storico o conosciuto in generale, uno sportivo, un cantante, un attore, al quale le piacerebbe veder bere il vostro vino? Io sono appassionato di sport, per esempio nello sci, quindi mi piacerebbe i massimi campioni. Non so, mi viene in mente una grande campionessa, la Lindsay Vonn, che ammiro moltissimo. Sarebbe bello. Qual è stata l'annata memorabile per la vostra cantina? L'annata memorabile ce ne sono più di una, però forse un'annata dal punto di vista della qualità, c'è stata un'annata tipo l'85, sono veramente grandissime annate che capitano una volta ogni tanto, ne abbiamo avute qualcun'altra molto... Però è difficile, non ho un ricordo proprio di un'annata che si distacca dalle altre, dico la verità. Quindi. E che cosa si aspetta da quest'annata invece, dal 2020? Mi aspetto che si faccia riscattare tutte le sofferenze che ci ha fatto passare. e che ancora ci sta facendo passare. Quindi speriamo che le premesse ci sono per una bella annata. Quindi pensiamo positivo. Adesso le chiedo se si ricorda di un complimento diverso dai soliti complimenti che ricevete, che le ha fatto particolarmente piacere ricevere per il vostro prodotto, per la vostra azienda, per il vostro modo di lavorare. Quando al termine di una degustazione di una quindicina di vini nostri, da un conoscitore approfondito dei vini, dire che ogni vino aveva la sua identità. E questo è un bellissimo complimento per una cantina anche grande come la nostra, che invece dà personalità a tutti i prodotti. E a proposito di tutti i vostri prodotti, qual è il vino che vi sta dando più soddisfazione in questo momento? Beh, in questo momento c'è un po' tutta la categoria dei nostri vini metodo classico, e ci stanno molto riscuotendo molto successo e apprezzamenti, cioè stiamo avendo veramente dei complimenti importanti, e siccome è stato un progetto, diciamo, nato non senza pretese, ma insomma senza magari aspettative enormi, però mettendoci molto impegno, siamo andati oltre le aspettative iniziali, quindi questo momento è quello che sta dando soddisfazione. Adesso proviamo a fantasticare un po'. Le chiedo, se avesse a disposizione una somma illimitata da investire in vitigni all'estero, dove le piacerebbe acquistare? Io acquisterei forse una zona nel mondo che va... Andrei oltre oceano per varie ragioni, quindi mi piacerebbe molto la California, ma anche perché rappresenterebbe una realtà totalmente diversa, lontana da quella nostra, quindi ed è anche costosa, quindi ci vorrebbe comunque un buon budget. E chi sono i più bravi a vendere il loro prodotto, secondo lei? I più bravi sono i francesi, indubbiamente, senza, non avrei troppo, ma anche noi italiani, soprattutto in certe zone dove c'è stato fatto un lavoro anche sul territorio coerente e di qualità, di valore, siamo stati credo anche altrettanto bravi. Vi è mai capitato di trovare il vostro vino in vendita in un posto dove non vi sareste aspettati di poterlo trovare? Sì, mi è capitato una volta a un capodanno a Dubai, dove io non avevo mai venduto, ma parlo degli anni forse 90, e non avevo mai venduto una bottiglia, quindi non so come ci sia arrivato. Mi è stato offerto nella cena del capodanno il mio vino, il mio verdicchio, e quindi sono rimasto a bocca aperta perché non sapevo neanche per quale strada ci fosse arrivato. Però è stata una bella sorpresa. Sì, assolutamente, sì, un bellissimo capodanno. Allora, adesso le chiedo, qual è la caratteristica che rende unico il vostro prodotto, al riparo dalle mode passeggere, e lo rende anche diverso dagli altri prodotti? Ma noi abbiamo lavorato tanto sulla fare dei vini eleganti, cioè forse vini che magari non seguono particolarmente le mode passeggeri, però hanno una certa classicità, ma per essere eleganti bisogna anche essere
come posso dire, moderni o quantomeno aggiornati, no? Sul tempo. Quindi ecco, essere riusciti un po' a combinare queste due cose, un po' essere sul tempo ma non seguire, piegarsi eccessivamente magari a una moda che abbiamo anche nei vini, delle mode più passeggere, quanto seguire un concetto un po' più di eleganza che credo ci venga riconosciuto anche. E qual è invece la parola del vocabolario enologico che le piace di più? La parola, ma io partirei dall'uva, che alla fine l'uva è la materia prima, la parte più bella, dura, la stagione dell'uva dura tanti mesi, fa soffrire ma anche soddisfazioni, quindi partirei da quello. E se invece Michele non avesse prodotto vino, che cosa avrebbe fatto nella vita? Ah, non lo so, boh, forse... non lo so, forse sarei stato comunque nel settore, io ho fatto gli studi di economia e commercio, quindi erano usciti abbastanza bene, per cui magari nell'ambito aziendale penso quello che mi vedo di più, probabilmente in altri settori. Adesso una bottiglia per brindare al passato, una bottiglia per brindare al presente e l'ultima bottiglia per brindare al futuro, quali sono? Beh, allora brinderei con un nostro Pelago 94, che fu la prima annata, che fu super premiata al Wine Challenge di Londra nel 97, e quindi Pelago 94 lo prenderei come vino, diciamo, per brindare al passato, no? Quindi al passato di soddisfazioni e che va giustamente festeggiato. Al presente, forse l'ho detto prima, brinderei con un metodo classico, la OZ, che è la nostra riserva più importante dei metodi classici. E nel futuro colloco il Verdicchio, perché ritengo veramente che sia un grandissimo vino, sia neanche un potenziale, perché comunque è abbastanza risaputa la cosa, però che abbia ancora tanto spazio di crescita e di valore, di percezione e dei progetti che stiamo facendo, per cui credo che al futuro brinderei con un Verdicchio vecchie vigne. Michele, tra i vari social, quindi Twitter, Instagram, Facebook, qual è il migliore per veicolare il vostro messaggio, il messaggio della vostra azienda? Allora, io non sono un gran fanatico dei social, però personalmente però li utilizziamo con l'azienda, quindi credo che teoricamente forse YouTube, perché c'ha una visualizzazione migliore, no, dell'attivo, quello che può essere fatto, però è molto poco usato da tutti noi compresi. E forse anche meno visto, altrimenti forse Instagram è il più immediato. Invece, che cosa ne pensa delle guide enogastronomiche? Temete il giudizio degli esperti e pensa che possano influenzare l'andamento delle vendite dei prodotti? Ma temiamo, no, anzi siamo il contrario, nel senso lo aspettiamo il giudizio, perché però possa influenzare un pochino, sì, diciamo, poi dipende anche dall'azienda, diciamo, forse non sono strategiche come erano una volta, quando si sono affacciate i primi anni, le prime guide eccetera, e quindi era un fattore novità. Oggi anche le persone sono tutte più consapevoli del consumo, hanno meno bisogno magari di rivolgersi a una guida, però ancora il loro peso in certi mercati ce l'hanno. Oggi l'enogastronomia è un settore che va molto di moda, e quali sono i pro e i contro di questa situazione? Che rende banale a volte certi messaggi, quindi c'è una banalizzazione del messaggio e non si va a fondo su magari tante cose che avrebbero maggiore dignità, e dall'altra parte però ci offre molte opportunità di visibilità. E a proposito di visibilità, come mai ci sono tanti programmi televisivi che parlano di cucina, di gastronomia, e quasi zero invece che parlano di vino? Penso che sia dovuto al fatto che intanto il vino appunto è più complicato, forse anche nella comunicazione è stato affrontato in maniera troppo seriosa e quindi è meno telegenica, no? è meno interessante, e credo sia questa la motivazione. Michele, nell'ultimo viaggio che ha fatto, dove è stato, e le chiedo se si ricorda di aver bevuto un vino che le è piaciuto particolarmente? L'ultimo viaggio sono stato in Germania e ad Amburgo, tra l'altro poco tempo fa, e non sono rimasto particolarmente impressionato di quello che ho bevuto a tavola, perché era una cosa di lavoro e abbiamo bevuto anche poco, però sì, mi capita di bere vini importanti.
E parlando sempre di viaggi, escludendo la vostra produzione, girando il mondo, il vino più buono dove l'ha bevuto? Dove forse qua vicino, quando ci siamo confrontati tra amici con delle bottiglie importanti sia di vino francese che italiano, e quindi alla fine l'ho bevuto qua vicino senza andare in giro per il mondo. Per il mondo capita però di bere bene. E invece il vino più cattivo? Il vino più cattivo l'ho bevuto una volta in negli Stati Uniti proprio, e ho dovuto trangugiare una specie di vino rosé dolce, una cosa terribile, che però me l'hanno offerto e c'era anche un produttore con me al tavolo, ho dovuto far finta di berlo, far finta di berlo, che poi non l'ho bevuto. Michele, il successo di un'azienda, oltre alla bontà del prodotto, da quali altri fattori è determinato? Eh beh sì, l'azienda ha tante cose, e sicuramente le capacità, credo, manageriali, imprenditoriali più che altro, e che sono molto importanti, a volte dimenticate nel nostro settore, e più sono anche, ma questo fondamentalmente, le persone, quindi saperci anche circondare di persone preparate, valide, appassionate. Che cosa non deve mai mancare nel vostro stand alle fiere di settore? Il nostro stand, dico una cosa che manca spesso invece, che sono dei bicchieri a livello dei vini che serviamo. Spesso beviamo alle fiere e anche alle degustazioni dei bicchieri che sono tanto inferiori di qualità alle bottiglie che poi dobbiamo aprire. E c'è un luogo vitivinicolo nel mondo dove ancora lei non è stato che le piacerebbe visitare? Eh sì, io non sono stata ancora in Champagne, e quindi questa è una zona che è la prima che mi viene in mente, che vorrei visitare. Parlando un po' invece di un tema molto attuale, che è quello dell'emergenza climatica, le chiedo se sta avendo delle ricadute qui in azienda sul vostro lavoro e se state facendo qualche cosa, insomma, per contrastarle, insomma. Eh beh, certo che queste, diciamo, soprattutto sono dovute, diciamo, le conseguenze sono più nella, per esempio, anticipo stagionale della maturazione delle uve, su questi periodi anche di siccità che a volte no, dobbiamo affrontare, e li stiamo affrontando, diciamo, con la, come posso dire, con la tecnica e con l'esperienza che sta nascendo, perché sono comunque dei passetti piccolini, anche se avanza velocemente, ma sono dei passetti che avvengono man mano durante gli anni. E quindi lo stiamo facendo con l'esperienza e con un po' di conoscenza, di scambio di informazioni anche con i nostri colleghi. Gli stranieri associano al Made in Italy valori come bellezza, creatività, lusso, qualità, cultura. E dove si colloca il vostro prodotto? Perché gli stranieri acquistano i vostri vini? Ma per queste cose che sono state dette, e soprattutto l'ispirazione a, no, alla questo concetto di vita italiana, perché comunque rientra anche nel consumo dei nostri prodotti, che sono anche associati spesso alla gastronomia italiana, peraltro, visto il successo della ristorazione italiana nel mondo. E per quello che riguarda poi noi gli umani ronchi, forse anche la riconoscere una certa qualità e rappresentatività anche dei prodotti, tipicità, diciamo, meglio, dei prodotti che vendiamo, che produciamo. Michele, adesso pensando ad un futuro molto lontano, tra 200-300 anni, quale vino berranno i nostri simili? Io spero che berranno gli stessi nostri, perché perché sarebbe, perderemmo qualcosa. Cioè, il mondo del vino è fatto di tradizione, di storicità e anche di storia, le vecchie annate, le vecchie, comparare l'evoluzione, e quindi sarebbe un peccato che dovessimo stravolgere tutto e produrre altre cose. E se un giorno invece sbarcassero gli extraterrestri qui nella vostra proprietà, con quale vino li accoglierebbe? Ma con un bianco fresco, con un bel verdicchio fresco, fargli capire, perché c'è anche stoffa, quindi fargli capire la personalità del marchigiano.
E se invece passeggiando qui nella sua vigna un giorno trovasse una lampada magica e tre desideri da esprimere, quali sarebbero? Il mago. Il mago della lampada. Il genio della lampada. Sì. Vabbè, togliamo le cose adesso, la salute, queste cose qui che servono naturalmente, le cose che veramente chiederemo. Però ma chiederei sicuramente la domanda un po' difficile, nel senso che così all'improvviso, però chiederei tutto sommato di mantenere per certi aspetti la serenità, no? E anche l'entusiasmo che ci ha portato, no, questi anni, anche come famiglia, come azienda, ci ha portato qua. E quindi questo chiederei abbiamo detto del clima, quindi di darci l'opportunità anche di continuare a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi e non perdere magari quello che nel passato siamo riusciti a costruire. E poi forse la terza richiesta sarebbe quella di cancellare magari le memorie negative che ci possono essere dei nostri prodotti o più che altro quelli, parlo magari della regione, eccetera, e fare un salto nel futuro dove è un futuro più prospero, se vogliamo, rispetto a quello di oggi. Adesso Michele, terminiamo la nostra intervista in questo modo. Io le darò il nome di un vitigno e le chiederò di abbinarlo al titolo di una canzone, a un genere in generale. Il verdicchio, direi. Allora andiamo su un genere, forse, perché è più... più facile, piuttosto che una singola canzone. Verdicchio forse una musica, perché comunque è un vino forte che ha abbastanza deciso, che ha personalità, è una bella, però bella non particolare, canzone country, perché comunque Verdicchio ha una sua, voglio dire, ma non rusticità non è la parola giusta, però ha una sua territorialità, un vino che cresce soltanto qua, quindi in campagna, quindi c'ha questa idea di essere più country. Le Marche, no, hanno una visione un po' più da campagna, serena, felice, ecco, quindi la vedrei con una musica country, una bella canzone country. Bene, Michele, le è piaciuta la nostra intervista? Molto, grazie, e naturalmente siamo a disposizione per il futuro, per altri progetti che ci dovessero nascere. Grazie mille. Adesso le chiedo se fate attività di ricezione ospiti qui in azienda. Sì, noi siamo organizzati da diversi anni con un punto vendita e appunto permettiamo la visita della bottiglia, che è particolare, molto, una bottiglia interrata, molto bella, dove si possono fare delle degustazioni anche con le vecchie annate. Siamo organizzati, tra l'altro, anche dal sito internet, possono essere prenotabili con le date e le tipologie di visita, di degustazione che si vogliono fare. Allora, grazie ancora per averci accolto oggi qui in azienda e un saluto a tutti gli ascoltatori di Wine Soundtrack. Prego, e grazie a voi di essere venuti a trovarci. Segui Wine Soundtrack su Facebook, Instagram e Twitter, oppure visita il nostro sito www.winesoundtrack.com.